Bentrovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha la parte tecnica, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Parliamo di una culla per la vita, quella che il Club Soror Optimist come dire, porta avanti da tempo in tutta Italia, anche nella zona di Pescara. A parlarne durante il terzo incontro del corso di formazione per volontari aspiranti tali del Movimento per la Vita, del Centro di Aiuto alla Vita di Pescara, è stata la responsabile del servizio Fido Gemma Andrini, past president appunto del Soror Optimist. Ascoltiamo le sue parole. Io come prima cosa ringrazio voi che mi avete invitato e permettetemi di ringraziare la mia attuale presidente e l'amica che l'accompagna, che sono molto molto attive e come ha detto giustamente lei, quando non intervengono altre associazioni, il Soror Optimist è sempre presente in queste iniziative che riguardano la famiglia e quindi con onore. Io oggi sono a raccontarvi quello che il Soror Optimist ha fatto. Sono emozionata perché ha elencato le cariche che ho avuto, ma fra queste no, perché non, giustamente non lo sapeva, io mi sono avvicinata molto al mondo del volontariato perché ho avuto l'onore, il piacere e la fatica, passatemi questo termine, di occuparmi quando ero consigliera di circoscrizione di politiche sociali. E infatti la dottoressa Leone l'ho conosciuta in quell'occasione e ho avuto la possibilità veramente di collaborare non solo con loro che sono gli addetti ai lavori, ma con tutte le associazioni. E quindi la mia ammirazione è grandissima per tutte le associazioni che si mettono in campo e spendono il loro tempo, la loro anima e la loro energia per gli altri, perché è proprio questo quello che fate e quindi io vi ammiro veramente molto e torno a dire, ho imparato ad apprezzarvi in quei 5 anni che mi hanno avvicinato a questo mondo, mondo che non ho mai abbandonato anche perché appunto, poi una volta che ti prende e comunque ti cattura e sempre ti occupi poi di cose che riguardano comunque la società, soprattutto la società quando questa società non è così supportata dalle istituzioni e quindi occorre un piccolo aiutino e questo aiutino arriva da tante associazioni che sul campo si spendono per questo. Per entrare nello specifico, nel 2007 abbiamo accolto l'iniziativa che è venuta a livello nazionale dall'allora presidente nazionale che era Anna Maria Isastia, che appunto propose di fare questo service nelle varie città. Pescara l'ha accolto con entusiasmo, anche perché avevamo allora Anna Crescenti, che era la presidente di quel periodo, ed è ancora molto sensibile, oggi vi porto i suoi saluti, non è potuta venire a essere qui con noi perché ha subito un piccolo intervento chirurgico e quindi ancora non è in piena forma. Facciamo gli auguri e la ringraziamo comunque, porti Grazie. il nostro saluto. Senz'altro, lo farò molto volentieri perché ci teneva a esserci, perché è stata una sua opera alla quale abbiamo collaborato un po' tutti quanti, però sicuramente poi è l'animo della Presidente che spinge le iniziative, quindi questo è sicuramente diciamo è un valore che Anna ha voluto dare a questa nostra città. È stato, vi racconto un po' com'è andata, perché non è stato così semplice. Anna appunto è una donna molto tenace e determinata, mi ha chiesto, mi accompagni che andiamo a proporre alla ASL questa iniziativa? E così siamo andati, ci siamo fatti ricevere dall'allora direttore sanitario, il quale ci ha fatto attendere anche un pochino per riceverci, ma poi finalmente dopo qualche giorno ci ha ricevuto e noi pensavamo che con entusiasmo accogliesse questa nostra generosità, perché d'altra parte noi andavamo a proporre noi un servizio senza chiaramente nessun costo da parte dell'amministrazione pubblica e quindi pensavamo di essere accolte con molto entusiasmo. E invece abbiamo, devo dirvi, riscontrato un po' di reticenza, ci sono state fatte delle domande che non ci piacevano, tipo va bene, ma dopo che avete speso tutti questi soldi, quanti bambini pensate di salvare?
A questa domanda io ho risposto anche uno. E questa cosa poi l'ha un po' spiazzato e a questo punto siamo andati avanti nella nostra idea. Abbiamo individuato un luogo idoneo, perché come giustamente diceva prima l'amica che mi ha preceduto, prima esisteva la famosa ruota che era proprio collocata al limite fra nelle case di solito dei conventi, e quindi la donna poteva mettere, che si trovava all'esterno, poteva mettere il bambino, poi la ruota veniva girata dalle suore e che si ritrovavano questo bambino all'interno, cosa che era una buonissima soluzione che noi abbiamo pensato di modernizzare. Come? Individuando una stanza che si trova al pian terreno, perché era importante che la donna potesse accederci senza dover entrare nell'ospedale, quindi magari col rischio di essere vista o comunque col timore di essere vista. E poi abbiamo previsto anche l'ipotesi che qualora la donna fosse stata in qualche maniera seguita, magari dal padre che non desiderava questo bambino, insomma le abbiamo un po' pensate tutte, e abbiamo pensato che questa porta che si apriva con un maniglione all'esterno, una volta che la mamma era entrata e aveva posizionato il bambino in questa culla termica, questa culla aveva un sensore che con il peso del bambino segnalava al reparto di neonatologia l'avvenuto deposito del bimbo. In più, una volta uscita, questa porta non si sarebbe più aperta dall'esterno, quindi c'era una doppia sicurezza, perché questa cosa impediva a chiunque, poi, che magari, torno a dire, aveva magari seguito questa povera donna, e quando dico povera donna penso che veramente è una povera donna, perché una donna che è costretta ad abbandonare il bambino, penso che nessuna donna lo faccia a cuor leggero. Quindi quando lo Stato ha pensato di fare una legislazione a riguardo e prevedere l'anonimato della donna, sicuramente ha pensato che questa donna avesse necessità di trovare sostegno in questo senso. Proprio perché sono tante le donne che possono trovarsi in questa drammatica situazione, il Soropnis ha pensato di fare un dépliant che è stato tradotto in 9 lingue, perché non abbiamo pensato soltanto alle cittadine italiane, ma abbiamo pensato a tutte le donne che arrivavano nel nostro territorio, e quindi italiane e non. Quindi è stato un bellissimo lavoro, molto impegnativo anche dal punto di vista organizzativo, che però ha portato sicuramente una grande soddisfazione, perché poi alla fine sentire che comunque si parlava di qualche cosa del quale non si parla spesso, anzi si parla quasi mai, ovvero del diritto per la donna di rimanere anonima, non solo, ma di poter partorire in una situazione di tranquillità, accolta da questo personale formato proprio che garantisce questo anonimato. E in più questo personale dà immediatamente comunicazione al Tribunale dei Minori, che prevede l'adottabilità immediata del bambino. Voi capite il vantaggio che c'è con tutti i genitori che desiderano avere dei bambini, avere la possibilità di accogliere immediatamente nella propria casa, fra le proprie braccia, un bambino che è stato abbandonato e non riconosciuto. Per questo è il vulnus principale, perché la mamma ha il diritto di non riconoscerlo, e quindi non riconoscendolo è un essere vivente, una persona che comunque è per fortuna è vivo, e per fortuna ha la possibilità di essere accolto immediatamente in una famiglia che vuole accoglierlo. Quindi diciamo che questo è un grande vantaggio. In più anche il legislatore successivamente, quando ha previsto una legge successiva del 2007 che prevede per il figlio adottato di avere conoscenza delle sue origini, in questo caso si è preoccupato anche di sottolineare che il bambino che è stato appunto abbandonato senza che venisse riconosciuto dalla mamma non ha possibilità in nessuna maniera di risalire
quindi all'origine della sua nascita. E quindi diciamo che la madre in questo senso è tutelata sotto tutti gli aspetti. Un altro aspetto legale importante che noi abbiamo evidenziato in questo dépliant che vi dicevo tradotto in 9 lingue era il fatto che anche la donna straniera aveva la possibilità di avere un vantaggio da questa legislazione. Perché? Perché la donna straniera, che magari immaginiamo anche queste povere ragazze che si trovano a venire nella nostra Italia pensando di fare le cameriere o le cuoche, le cose, si trovano a fare tutt'altro, magari hanno grande paura, grande timore di dover mettere al mondo un bambino. Perché? Perché poi saranno comunque vittime dei loro aguzzini e quindi questa cosa sicuramente aggiunge alla disperazione che in ogni caso ha una mamma che si trova ad abbandonare un bambino, la disperazione è per la propria incolumità fisica. E quindi la legge aveva previsto anche che le donne, appunto anche clandestine, che si trovano nel nostro territorio, se partoriscono in anonimato, rientrano in un sistema di protezione che permette loro di avere ancora 6 mesi di tempo per essere ospitate in Italia e non essere espulse. Quindi diciamo che c'è un doppio vantaggio, perché poi alla fine saranno inserite in percorsi di assistenza, poi magari mi aiuti meglio tu, che comunque porteranno queste donne, che molto spesso appunto sono vittime di tratta, a essere comunque accolte, e in ogni caso non aver ucciso il proprio bambino ed essere magari sicure che possa essere immediatamente adottato da una famiglia italiana. Quindi diciamo che il legislatore è stato molto attento. Nella pratica esistono 70 centri in tutta Italia, 70 culle, e una statistica ci dice che 56 bambini sono stati salvati. Non sono moltissimi, però diciamo che possiamo essere contenti, perché insomma 56 bambini hanno visto la luce e hanno visto. Ma questo merita intanto un applauso. È una cosa grande, non uno come si diceva, no, ma ben no, 56. 56 in tutta Italia, chiaramente. Quindi è sicuramente una statistica che ci fa dire che queste iniziative prese in tutta Italia da varie associazioni, la vostra, la nostra e altre associazioni che si sono occupate di questa cosa, ha avuto comunque un riscontro e un successo, perché come dicevamo anche un bambino solo sarebbe un successo, ma 56 bambini sicuramente lo sono senz'altro. Quindi io so che il Sor Optimist è sempre molto attivo in queste cose e sicuramente produrrà altre iniziative benefiche di questo livello. Comunque questa è stata una bellissima iniziativa che ci rende orgogliose di esserci applicate in un argomento così delicato, così sensibile. E con le parole della dottoressa Gemma Andreini, membro del Sor Optimist, su questa esperienza della culla per la vita, definita molto importante anche dal Movimento per la Vita e dal Centro di Aiuto alla Vita di Pescara, noi ci salutiamo da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci.